È Pratese uno dei 7 decessi per Covid segnalati oggi in Toscana dal bollettino diffuso dalla regione. Si tratta di una donna di 60 anni di Prato morta al Santo Stefano. Un dato questo che peggiora il bilancio dei decessi registrati nel territorio provinciale da inizio pandemia. Sono 629. I nuovi contagi avvenuti nelle ultime 24 ore sul territorio sono invece 42, 12 in più di ieri. Il totale da inizio pandemia sfiora i 26.000 casi e per la precisione 25.940. Prato resta ai primi posti in Italia per incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti ed è seconda in Toscana per tasso di mortalità. La prima è Massa, la terza è Firenze. In tutta la regione i nuovi casi sono 325 in più rispetto a ieri, con un'età media di 39 anni. Oggi sono stati eseguiti 8.520 tamponi molecolari e 8.694 tamponi antigenici rapidi. Di questi quasi il 2% è risultato positivo. Sono invece 6.207 i soggetti testati oggi, di cui il 5,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 7.914, oltre il 2% in meno rispetto a ieri. Si registra un miglioramento sul fronte dell'occupazione delle strutture sanitarie. I ricoverati in Toscana sono 372, 17 in meno rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva, 3 in meno. Stabile invece la situazione pratese. Al Santo Stefano i ricoverati d'area medica restano 54, mentre quelli in terapia intensiva scendono di un'unità, arrivando a 6 letti occupati su 8 attivi. Al CREAF sono tutti occupati, 22 letti disponibili, con un ricovero in più rispetto a ieri.